Spesso quando mi chiedono cosa ho studiato all'università, mi commentano in modo strano, avendo fatto la triennale in ingegneria informatica. Ah, quindi ripari computer, stampanti. Senti, ma questa si è inciippata la carta, che devo fare? Sì, ma la magistrale ho fatto ingegneria dell'automazione. Ah, e che? Tipo una disciplina che unisce informatica, elettronica, robotica. Ah, figo, costruisci robot. Seriamente, che fa un ingegnere dell'automazione? Ingegneria dell'automazione è quel ramo dell'ingegneria che si occupa della modellazione, simulazione e controllo di sistemi. Lo scopo è quello di progettare un sistema che evolva seguendo un comportamento desiderato in modo automatizzato. Ovvero questo sistema deve essere per quanto possibile indipendente dall'intervento diretto dell'essere umano. Chiaro, no? Non ho capito, non è che me lo spiegheresti in parole più semplici? Immagino che tutti, almeno una volta nella vita, abbiate riempito un bicchiere. Vediamo insieme che l'ingegneria dell'automazione è facile come bere un bicchiere d'acqua. Sì, lo so, era pessimo. Dunque, seguitemi un attimo che automatizziamo insieme il processo di riempimento del bicchiere. Innanzitutto, vediamo come è fatto un sistema di controllo. In questo caso, il sistema o il processo da controllare è semplicemente il bicchiere, che in qualche modo riceve dell'acqua, in questo esempio dalla bottiglia, che questo pezzo del sistema, in gergo tecnico, lo chiamiamo attuatore, perché è quel pezzo che appunto attua l'azione intrapresa dal controllore. Si chiama così infatti quel componente del sistema che l'ingegnere dell'automazione deve progettare. Nei sistemi odierni sono per lo più digitali, in sostanza sono degli algoritmi che impongono il funzionamento desiderato mandando dei segnali di comando all'attuatore, cioè alla bottiglia. Ma come fa il controllore a sapere l'azione da eseguire? Per prima cosa deve conoscere qual è l'obiettivo, ovvero in che stato vogliamo portare il sistema. E a proposito di stato del sistema, nella teoria del controllo è proprio quel nome tecnico a cui ci si riferisce parlando di un insieme di informazioni variabili nel tempo sul sistema stesso. Per esempio, abusando un po' della modellazione, potremmo dire che gli stati del bicchiere sono temperatura, posizione nello spazio, il livello dell'acqua, eccetera eccetera. A noi interessa solo quest'ultimo, ma come facciamo a sapere la quantità d'acqua nel bicchiere? Qui ci vengono in aiuto i nostri cinque sensi, o meglio uno di loro, la vista. Attraverso gli occhi, infatti, noi riusciamo a vedere la quantità d'acqua contenuta nel bicchiere. E parlando di sensi, arriviamo all'ultimo componente per completare il cerchio del sistema, che si chiama appunto sensore. Mentre il nostro obiettivo, o per essere più precisi, il segnale di riferimento, è il livello dell'acqua pari a un certo tot. Ora qualcuno si chiederà chi gioca il ruolo del controllore in questo esempio. Beh, immagino che tutti abbiano un cervello, giusto? Quindi, ricapitolando, vogliamo automatizzare il processo di versamento dell'acqua nel bicchiere. Il sistema modellato risultante è composto appunto dal bicchiere, che riceve dell'acqua dalla bottiglia, quanta e quando lo decide il controllore, cioè il componente da progettare. Infine, grazie alle informazioni elencate prima, quali livello d'acqua desiderato, quantità d'acqua attualmente versata, che è un'informazione ricevuta dagli occhi, e anche grazie a una modellazione matematica del processo, il controllore è in grado di inviare dei comandi appropriati affinché il bicchiere venga riempito correttamente. Ed ecco qui che questo semplicissimo sistema è completo. Potremmo includere anche altri componenti per far funzionare meglio il tutto, ma questi sono quelli indispensabili, chiamiamolo così, una sorta di modello base. Cosa succederebbe infatti togliendo uno di questi componenti? Immaginiamo di togliere l'attuatore, quindi la bottiglia. Così non si riempirà nemmeno tra un anno. Se invece togliessimo il sensore, cioè se provassi a riempire il bicchiere con gli occhi chiusi? Ora voglio vedere chi pulisce. Il bello viene ora, perché come faccio a togliere il controllore? Cioè, fin da piccoli abbiamo imparato a padroneggiare i nostri arti, e dire al cervello di disimparare per perdere il controllo del braccio mi sembra quanto difficile. Anche se uno potrebbe sedervi sopra il braccio per qualche minuto per intorpidirlo.
Vabbè, ma usiamo un po' l'immaginazione. Probabilmente perdendo il controllo del braccio e quindi togliendo il controllore dal sistema, succederebbe qualcosa del genere. Yeah, ora automatizza il mocio. Potrei progettare un mocio che si strizza da solo. No, vabbè, sicuramente qualcuno già lo vende in giro, basta cercare. Tornando a noi, credo che a questo punto dovreste avere un'idea su cosa fa un ingegnere dell'automazione. Cioè tutto sto macello per riempire un bicchiere? Ma no, era solo un esempio. Infatti l'automazione è una disciplina con un forte carattere interdisciplinare. Infatti spesso si ha a che fare con tecnologie o componenti del mondo meccanico, elettronico, chimico, elettrico, eccetera eccetera. Infatti i sistemi di controllo sono impiegati tra i più svariati settori, che sono poi quei settori in cui un automatico potrà lavorare. Uno di questi, per esempio, è il settore automobilistico. Nelle auto, infatti, troviamo decine e decine di sistemi di controllo. Credo che abbiate già sentito parlare del sistema antibloccaggio, meglio conosciuto come ABS, dal tedesco Anti-Blockier System, che fa in modo che non si bloccano le ruote durante la frenata. O ancora il controllo di trazione, chiamato anche antislittamento o antipattinamento, che impedisce il pattinamento delle ruote motrici in fase di accelerazione. Nelle moto, lo stesso sistema è noto come antimpennamento. Abbiamo ancora il controllo della stabilità, forse più noto come ESP. Abbiamo ancora il controllo di crociera o di velocità, meglio noto in italiano come cruise control. Controllo di crociera, meglio noto in italiano come cruise control. Ce ne sono davvero tantissimi nelle auto, immaginate in quella guida autonoma, ma anche in tantissimi altri settori. Pensiamo per esempio al settore energia, quindi sistemi di controllo nelle centrali idroelettriche, nucleari, geotermiche, paleoliche, pannelli fotovoltaici. Avrete visto per esempio quei pannelli che inseguono la luce solare, cioè si inclinano a secondo di dove si muove il sole, questo per produrre più energia. O ancora nel settore aerospazio. Senza la teoria del controllo, probabilmente l'essere umano non sarebbe andato sulla Luna, non potremmo prendere un aereo in sicurezza o pilotare un drone. Continuando c'è il settore ferroviario. Quanti sistemi di controllo pensate ci siano in un treno? E nel settore dell'automazione industriale? E qui finalmente troviamo anche qualche braccio robotico. C'è ancora il settore navale, quello sottomarino. Anche in campo medico potrete trovare dei sistemi di controllo. Insomma, non voglio elencarli tutti, anche perché non ci starebbero in un video di 10 minuti. E sicuramente ne ho dimenticato qualcuno tra i più noti, come per esempio il campo militare. Ah, quindi costruisci Terminator? No, vabbè, io ci rinuncio. Spero che almeno a voi sia chiaro cosa fa un ingegnere dell'automazione. Ciao!